Il borotalco della Johnson & Johnson sarebbe cancerogeno e dannoso per le donne, secondo una giuria di Los Angeles che ha condannato la multinazionale a pagare 417 milioni di dollari a una donna che ha usato per anni il talco prodotto dalla società e ora è malata di tumore alle ovaie. La società ha annunciato che presenterà ricorso. La Johnson & Johnson sta già affrontando un altro processo in Australia, sotto accusa qui un dispositivo medico vaginale utilizzato da migliaia di donne a livello mondiale, soprattutto contro l'incontinenza, che avrebbe provocato danni a un certo numero di persone che chiedono un grosso risarcimento per aver avuto, dicono, la vita rovinata da questo dispositivo. Anche in questo caso l'azienda è decisa a dare battaglia, ma l'immagine familiare di un gruppo che appartiene alla storia di molti paesi potrebbe soffrirne, soprattutto in borsa.